Primavera Meridionale, l'associazione metapolitica diretta da Sabino Morano, torna a denunciare le carenze dal punto di vista della sanità nella nostra provincia. Lo fa attraverso una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il prof. Sergio Barile, una conferenza stampa in cui si annunciano anche azioni forti come una manifestazione di piazza, un sit-in e la possibilità che la questione arrivi addirittura in Parlamento. Siamo di fronte a una situazione oggettivamente surreale, di fronte a problemi sempre più evidenti, non ultimo quello sollevato a Mercogliano da un vostro collega la settimana scorsa. C'è un atteggiamento della Regione e dell'ASL assolutamente incomprensibile, rispetto a cui in presenza di strutture pronte ad essere aperte e che potrebbero funzionare e soddisfare un bisogno, c'è un diniego silenzioso da parte della Regione Campania, cioè c'è un non autorizzare. È una cosa che non riusciamo a spiegarci, come del resto non ci riusciamo a spiegare tante altre cose, degli atteggiamenti che il governatore e tutta la filiera che fa capo alla Regione ha assunto rispetto ai problemi della sanità in Irpinia. Non recentemente, insomma, facemmo presente anche la questione del pronto soccorso di Avellino, che più o meno risponde a una logica similare, cioè in cui non si capisce perché, in base a una direttiva che palesemente non funziona e crea disservizi, non si intende cambiare un atteggiamento. Rispetto a questa situazione, come Primavera Meridionale, non ci fermeremo all'incontro di oggi. Stiamo immaginando di sottoporre anche all'attenzione di un'interrogazione parlamentare questa questione e anche vorremmo organizzare nelle prossime settimane una manifestazione sul tema della sanità, magari probabilmente anche con un sit-in, insomma con una manifestazione pubblica. Quando, disattendendo quello che è l'indirizzo specifico di una organizzazione sanitaria, si ritiene che possa essere supplente anche per necessità magari di tipo politico, nasce praticamente questo cortocircuito. Oggi non si riesce a capire perché determinate possibilità di favorire i livelli essenziali di assistenza vengono ritardate. Ci deve essere sicuramente una ragione, si possono fare sicuramente delle ipotesi, magari tutte negative. Noi speriamo che non sia così, quindi cerchiamo di dare una spinta per vedere se questa riesce a sollecitare una soluzione. Se così non dovesse essere, vuol dire che le ipotesi negative sono la verità. Faccio riferimento al fatto che la sanità possa essere ritenuta veicolo magari per un consenso generalizzato e quindi la possibilità di gestire gli eventi della sanità come soluzioni e problemi, talvolta l'uno, talvolta l'altro, in particolari momenti di necessità elettorale potrebbero diventare significativi. Ripeto, è un'ipotesi, magari ci si sbaglia, però